Sono qui oggi per parlarvi di una storia di Wattpad che secondo me merita tantissimo. È un noir molto particolare. Vi lascio la trama qui sotto e nel post, dove innanzitutto fin da principio sono stata conquistata proprio dallo stile stesso dell'autore, Calcabrina Malevolge, a cui mando un grandissimo saluto, che ho apprezzato prima con delle storie brevi e poi sono incappata appunto in questa sua storia e l'ho seguita nel suo sviluppo man mano. Mi ha rapito fin da subito per appunto, dicevo, lo stile, dove ho ritrovato le atmosfere che tanto amo di Poe. Solo poi ho scoperto che effettivamente anche lui condivide questa passione per Poe, appunto, e solo che non è un'emulazione la sua a livello stilistico, proprio si percepisce che è il suo stile ed è talmente bello e ben fatto, secondo me, che rapisce. L'unica cosa è che lo rende allo stesso tempo un prodotto sicuramente di nicchia, non facile, non probabilmente per tutti. Ma la storia è sviluppata in maniera egregia, ma veramente egregia. L'ho adorata passo per passo, ben sviluppata. Ovviamente lo stile stesso richiama in alcuni punti ad un maggior tell, diciamo piuttosto che show, ma fa parte del registro stesso che lui ha scelto, senza contare che poi abbiamo un narratore di eccellenza, perché il protagonista narratore, diciamo così, è un gatto. E bellissimo come lui l'ha reso, perché i pensieri ovviamente hanno molto di umano, ma riporta una critica agli atteggiamenti umani che su un felino sono perfetti, secondo me, e oltre anche a farci immedesimare in piccole azioni, gesti, abitudini tipiche di questi piccoli felini. E questo nostro gatto è un gatto vissuto, un gatto che sa fatto suo e allo stesso tempo anche un gatto un po' snob, se vogliamo. E ci condurrà appunto a seguire in modo molto strano le vicende dell'ispettore Price, di una serie di omicidi nella cittadina di Crawford Hill. Particolari, ci saranno momenti in cui penserete di avere le idee chiare, altri in cui non capirete più niente, vi verranno mille dubbi, esattamente come l'ispettore Price a un certo punto resterete lì sull'orlo di una crisi di nervi, perché sembra tutto impossibile, sembra che il paranormale prenda il sopravvento contro la logica, che è la stessa che muove l'ispettore. Ci sarà questa ambientazione gotica, se vogliamo, un po' vittoriana, particolare che conquista e aumenta la tensione in alcuni momenti ed è veramente ben resa, secondo me. Merita tantissimo questa storia, secondo me meriterebbe anche uno spazio di pubblicazione, ma capisco che allo stesso tempo è un prodotto sicuramente di nicchia. Questo non vuol dire che non possa trovare un suo pubblico peculiare, secondo me. Il più è trovare qualcuno disposto veramente a crederci e a lavorarci sopra. E che altro dire? L'unica caratterizzazione perfetta dei personaggi. Vi arriveranno una serie di personaggi fantastici, nessuno perfetto. Anche un concentrato di difetti, di vizi, e anche questi sono veramente ben resi. Anche l'ispettore che soffre della sindrome di Tourette, e quindi tutti questi suoi tic,
che gli impediscono di avere, se vogliamo, un'interazione veramente normale con gli altri, spesso è vittima di giudizi e pregiudizi. Ma anche, ad esempio, io ho adorato il personaggio di Emily, veramente per la sua indipendenza, per la sua indole, per come tiene testa agli uomini che le girano intorno e allo stesso tempo capace di mostrare in alcuni momenti delle fragilità molto femminili, dei lati e quel confine tra realtà e finzione che con lei non è mai ben chiaro. I personaggi sono molti, non posso elencarveli tutti, però veramente sono tutti molto definiti, approfonditi anche quando li si vede poco, non si corre mai il rischio poi di confonderli. Questo vuol dire che l'autore ha fatto un ottimo lavoro di caratterizzazione. Anche i dialoghi sono appropriati, però appunto, come dicevo, ha un registro particolare che lo caratterizza e che comunque è perfetto nell'ambientazione. Bello, diciamo così, di consigli, forse un po' più tecnici, che mi sento di dare, più suggerimenti un po' più tecnici, dato che c'è veramente, secondo me, bisognerebbe essere dei professionisti per mettere le mani su un testo del genere, perché senza rischiare di fare cavolate, proprio perché non bisogna intaccare, lo stile. Quindi il tutto diventa non semplice da affrontare, secondo me. Il capitolo dove Price e Kevin mangiano insieme, dove si incontrano, ecco, lì forse è uno dei pochissimi capitoli dove manca, si sente un po' la mancanza dello show don't tell. Qualche pennellata in più che caratterizzi i personaggi durante il dialogo, secondo me, si potrebbero inserire e ne trarresti giovamento anche tu nella resa del capitolo. Diciamo che è risultato un po' spoglio dal lato proprio dell'impatto durante i dialoghi, perché i dialoghi sono perfetti. Però ecco, mancavano quelle note di colore date dalla caratterizzazione dei momenti in cui si scambiano le battute. E l'altro capitolo dove io lavorerei è l'ultimo. Peraltro ho letto proprio uscendo una sera dal Romix, finito il Romix, ho visto la notifica di aggiornamento, sono corsa a leggerla e l'ho letto mentre aspettavo appunto il treno per tornare a casa. E ecco, lì secondo me adesso è difficile parlare senza fare spoiler, perché il finale l'ho stra adorato a livello di trama. La gestione però secondo me andrebbe migliorata. Dividerei le due parti in due capitoli, quella dell'epilogo, insomma, prendiamo l'epilogo, lo dividerei, visto che è caratterizzato da due parti, lo dividerei. Terrei un ultimo capitolo con la prima parte dove abbiamo ancora il nostro amico gatto, ok? E mentre la parte successiva la metterei come effettivamente epilogo, ma la svilupperei. Secondo me ha bisogno di un po' più di respiro quella parte, perché sembra un po' compressa nella sua forma, ti lascia l'idea del volere, perché questo ho detto, vorrei più chiarezza, saperne di più su quel passaggio lì. Non voglio fare spoiler, quindi è difficile un po' gestire la cosa. Con questo credo di avervi detto tutto, vi saluto anche perché ormai i minuti per l'IGTV sono finiti e ci vediamo alla prossima. Ciao!